Perché è iniziata questa tradizione? Ani, come in tutta la Puglia, la Settimana Santa è molto sentita e tra Ani abbiamo subito rivoluzione francese, rivoluzione spagnola, poi le guerre, le donne, le mamme di famiglia si sono aggrappate al dolore della Madonna, al dolore che una mamma ha sofferto per il proprio figlio e perciò si è tramandato questo dolore, questa processione. Da quanto tempo si svolge la processione? Non c'è una risposta sicura, perché la processione nasce quando nasce in pratica la confraternita e la confraternita nasce intorno al 1700. Ufficialmente nel 1731 nasce la confraternita. Importante però è da ricordare per la statua della Madonna che intorno a quel periodo, 1700, c'è stato un miracolo. La tradizione vuole che in un saccheggio dei francesi, come è successo al crocifisso di Colonna, in questa chiesa videro questa Madonna preziosa con ori e vestita in argento e tentarono di portarla via. Però ad un tratto la Madonna diventò molto ma molto pesante e misero un laccio, una corda al collo e la tirarono. Di lì nel tirarla sgorgò molto sangue e si dice, la tradizione vuole che lacrimò, infatti tuttora sono visibili sul volto della Madonna delle lacrime che hanno trasformato gli uomini, i confratelli, in gioie, in diamanti. Perché i confratelli come lei vanno in processione a piedi scalzi, con il cappuccio in testa e la tunica bianca? Allora, i confratelli, innanzitutto non tutti i confratelli vanno a piedi scalzi, vanno a piedi scalzi solo i quattro confratelli che sono destinati a portare, che hanno l'onore di portare la Madonna. E qui c'è un rito particolare che poi staremo anche a vedere se lo volete sapere. Mentre tutti i confratelli vanno a cappuccio, oppure il termine esatto, il cappuccio viene chiamato buffa, a buffa abbassata, proprio per penitenza. E proprio perché il Venerdì Santo è un giorno di digiuno, di astinenza, di penitenza, perché si sa che è morto Gesù, e allora la confraternita l'arciconfraternita della Dolorata per penitenza va a piedi scalzi e buffa abbassata. In quale caso si alza il cappuccio? Allora, il cappuccio viene alzato quando si entra nelle chiese. Con quale criterio si sceglie chi deve portare la Madonna addolorata sulle spalle? No, siccome la Madonna viene portata da quattro confratelli e da otto devoti portatori, significa che i quattro confratelli sono quelli che vanno scalzi e con la buffa e il camice. Mentre quelli che vanno tutti in nero, con un cuore in argento, raffigurante l'emblema dell'arciconfraternita, non sono confratelli, ma sono devoti portatori, cioè aiutano a portare la Madonna. La Madonna viene portata, come ho già detto, da questi quattro confratelli a spalla e viene data a loro una forcella. Nel momento in cui la Madonna si ferma, questa forcella viene messa sotto l'asta e i confratelli vanno due avanti secondo l'anzianità, i più anziani vanno avanti, spalla sinistra e spalla destra, e i meno anziani vanno dietro. E viene scelto dal mastro secondo l'assiduità e l'anzianità. Un anno sono alti secondo le altezze e un anno sono bassi. Da quanti anni è per carico, sorella? Sorella dal 1991, quindi sono 24 anni, anzi 23 anni, e sono con sorella perché attirata da mio marito, perché era già confratello in precedenza, e poi la devozione alla Dolorata è un qualcosa che mi è stata inculcata dai miei genitori, quindi anche da bambina non partecipavo con la confraternita, ma partecipavo tra i fedeli, alla processione, sin dalla notte, quindi ho potuto anche vedere l'evoluzione di questa processione, la gente che gridava quando ero bambina, tutti che urlavano quando la Madonna usciva, c'era un po' più di commozione
rispetto a quello che accade ora. Perché le consorelle sono vestite di nero? Perché la divisa fa parte sempre della confraternita e poi penso che soprattutto perché il nero è sempre un segno di penitenza, di lutto, diciamo, considerando il valore della processione in sé per sé. Questa è la mantella che indossano le consorelle, su viene applicato un distintivo con il cuore trafitto dalla spada. Recitate qualche preghiera durante la processione? Allora, posso? Ah, durante la processione viene recitato il rosario, ma il rosario ha dei sette dolori, cioè differentemente dal rosario classico con i cinque misteri, qui vengono recitati sette dolori seguiti dal Padre Nostro e la sette Ave Maria. E per tutto il percorso della processione se ne recitano anche 10. Ogni volta c'è un'intenzione diversa per i malati, per situazioni particolari, per la pace, per il lavoro che stanno avendo.